Siamo con un giovane candidato della lista della dottoressa Provitola. Quali sono i punti cardine del suo programma, soprattutto perché si è candidato? Allora, noi abbiamo, insieme all'Associazione Giovani per Carinaro, abbiamo sposato un progetto circa 2 anni fa. Il progetto era quello di cercare di avvicinare i giovani alla politica e
riacquistare la fiducia dei cittadini ormai scoraggiati da questa politica fallimentare, parliamo anche a livello nazionale. Quindi la nostra candidatura serve per marcare il nostro impegno e gli obiettivi della nascita di 2 anni fa, e quindi rimarchiamo ancora di più il nostro percorso associativo, quindi è uno step fondamentale per portare avanti il nostro progetto. Per i giovani, quali sono i punti che porterai a termine nel momento in cui sarai eletto? Noi abbiamo lanciato 10 tweet per la nostra Carinaro, e questi 10 tweet riguardano in modo particolare il mondo giovanile, la trasparenza, la cultura e il lavoro, e ci prenderemo l'impegno con i giovani e con i cittadini di portare a termine questi 10 punti programmatici. La ringraziamo. Di Carinaro, buonasera. Siamo qui questa sera per ascoltare la presentazione della lista numero 1, Carinaro Libera, Impegno e Solidarietà, capeggiata dal candidato sindaco Anna Maria della Provitola. Questo incontro serve non solo per presentare la lista, ma soprattutto per esporre le linee guida del... È opportuno presentare la lista. Accanto al sindaco Anna Maria o Mariana della Provitola ci sono Alfonso Bracciano, Bracciano Paolo, Bruno Capoluongo, Picoraro Lidia, Sagliocco Alessia, Sardolello, Sepe Paolo, Turco Nicola e Zampella Giovanni.